raccomando ragazzi, 14.000 like e 50 iscritti e faremo diventare la cosa più bella che avete mai visto, ovvero che a fine agosto qui a Trani arriverà in tre diverse location la mongolfiera e io in compagnia di Peter Paul 02 dentro di quella K101 ci saliremo in quella diretta a Piazza Duomo. Mi raccomando, vi dico anche grazie per il traguardo dei 40 iscritti e per questo speciale 40 iscritti siamo intenzionati io, Peter Paul e Anthony Quaglia K, siamo uno staff estetrani, ad andare alla chiesa di San Magno, al nuovo tempio di San Magno Vescovo e Matte, per venerare il nostro santo compatrono. Peccato che non poteva uscire dal nuovo tempio, perché ovviamente c'è il virus. D'altro canto, su Instagram, sul profilo della parrocchia di San Magno, vedete cosa è successo stamattina. Andateci perché quello che ho visto mi ha lasciato senza parole. Non perdendoci in chiacchiere, voglio fare i miei assoluti ringraziamenti non solo alla comunità parrocchiale di San Magno, al carissimo egregio Don Dino Cimadomo. Detto questo, godetevi fino alla fine questo speciale 40 iscritti. Buona visione, Luncini! Alukidar! Buonasera a tutti e grazie della visualizzazione. Qui sotto che vi arriva 004 di fiducia che vi parla. Al suo seguito ci sono gli altri due membri dello staff estetrani, che sono il mitico Peter Paul 02 e eccolo lì, e poi c'è anche Anthony Quaglia K101 all'anagrafe Antonio Cugnarella. Prima di dirvi che cosa stiamo andando a fare, vi voglio ringraziare per il traguardo dei 40 iscritti. 40 iscritti e io sono già molto contento. Arriviamo a 50 o 60 iscritti e farò qualcosa di veramente epico. Come dice Fabio Silvestri, ce la faremo! Sono iperattivo oggi, non voglio causare che arrivi un mal di gola fino alla prossima festa, c'è la Madonna del Pozzo. In questo momento, in questo video, ci stiamo dirigendo verso il quartiere stadio, che siamo già nel quartiere stadio, per onorare il nostro compatrono che è riemesso dal dimenticatoio grazie all'intervento dell'ormai morto Monsignor Giambattista Picchierri, ovvero San Magno Vescovo e Martire, per la precisione o San Magno da Trani o San Magno da Nagni. Ci stiamo dirigendo verso il tempio. Ricordate che l'anno scorso aveva il sottano? Ora non c'è più. San Magno è stato trasferito nella nuova chiesa, che è stata inaugurata il 22 febbraio di quest'anno, 2020, prima che il virus si diffondesse anche in Italia. D'altro canto, dico solo che 3 anni fa la processione è stata inaugurata alla capanna. Quando l'ho vista non ci credevo, ho detto ma che cosa? E poi dopo il 2018, ovvero nell'anno 2019, è arrivato qualcosa di veramente incredibile. Sto arrivando. Allora, volete sapere cos'è arrivato l'anno scorso, oggi che è 19 agosto? Cosa, ga? Cos'è arrivato per la processione? È stato benedetto il nuovo palio prima della processione. All'inizio proprio della processione, proprio alla fine della messa. Che prima c'era il sottano, adesso c'è il nuovo tempio. Che dobbiamo proprio di fronte a noi, si vede pure il campanile. Che prima o poi ci saliremo. Però prima dobbiamo chiedere il permesso a Don Dino. Ci stiamo dirigendo adesso verso il nuovo tempio di San Magno Vescovo e Martire. Pensavamo a febbraio che doveva uscire. Purtroppo no, perché c'era il virus. Non voglio dire parolacce perché
parole non sono fruibili nel contesto religioso. La processione purtroppo non è uscita perché il buon Leonardo D'Ascenzio ha una paura tremenda che si verificassero i contagi anche qui a Trani. Non solo a Trani, ma in tutta la Puglia. Lo stesso anche Emiliano. Scusate perché volevo far scoprire. Scusate per il comportamento. Non è che sono un po' schizzato. È uscito dal manicomio, beh. Ragazzi, ecco il nuovo tempio. Un bruttissimo. E con tanto di luminarie della ditta cooperativa Sant'Anna, che potrebbero anche essere utili per la festa, però la processione però non è potuta uscire. Vi piace? Adesso possiamo fare questo gesto. Non è più il grrr, che però abbiamo un po' esagerato, è un altro. Siete pronti? Aspetta che non mi vedo io. Uno, due, tre. Oh, mamma mia, che depressione, oddio. Purtroppo c'è la messa, però i video dentro li farò più tardi. Qualche minuto più tardi. Ragazzi, adesso ci troviamo alla fine della messa. Fuori hanno messo un banco e un tappeto. Chissà cosa devono fare. Lo scopriremo a breve. Vediamo le parole di bambino. Ecco che la folla si va a radunare nel cortile della chiesa. Sebbene il Covid-19, assisteremo al momento apicale. Thank you.
attenzione, porta di merda. Le candele. Ragazzi, siamo in diretta. Siamo in diretta. E infatti in questo momento siamo in diretta fino al collo. L'inno al principe della comunità parrocchiale, il re della comunità. I bambini della comunità si sono radunati al cortile, però gli altri devono stare in chiesa per assistere da dentro al momento. Attenzione, guardate! Colpo di scena, la statua si sta muovendo! Appena inizia a camminare da qui, comincia a fare gli onori di casa. Aspetta, se si deve mettere camminando di qua. Ecco, ecco! Se va che deve uscire proprio dalla processione, però senza palio, stendardo, però c'è la croce, però non c'è la capanna. Mamma mia, che emozione! Ma devono venire fuori, sicuro. È la croce. Ah, quindi, vai lì. No, devo fare il video, io. Ti faccio il video. No, noi non siamo entrambi. Sì. Noi siamo la pagina, noi. Noi siamo lo staff. Per favore, sì. Deve e vi dovete spostare. Okay. Perché deve venire il sangue, devi spostare. Oh. Lo so, però. Potete mettervi in casa. Devi va bene. Io rendo omaggio a Don Dino. Bravo, bene, anche a San Magno. Domenica prossima per il suo 38esimo compleanno. Bravo. Fai gli auguri da parte mia. Sì. Mi chiamo Gabriele Di Meo per. Come ti chiami? Gabriele Di Meo. Sarà qua. Okay. Ecco. Non vedo niente. Chi lo vede? Ecco, come se la processione vera e propria assistiamo al momento apicale tanto desiderato da me, in primis da Don Dino. Su, ecco! Mosè pure addirittura! Anche Mosè! Febbraio, ecco il momento apicale che stiamo cercando, eh?
Non vendi! Registrata! Bambini, siete felici per il momento apicale che state aspettando sin dal 22 febbraio? Sì. Lo stesso pure Don Dino. Innanzitutto sono minorenni, cioè Ho fatto solo una domanda. Va bene. Di non creare assembramento, allargatevi però, allargatevi. Va bene, va bene. Scendete anche sul terreno. Adesso faccio le foto. Questi vedi? Sì, sì, ma beh, questo è tutto. A Gabbè Di Mao e lo Stavo per Settani è tutto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao! Bella a tutti ragazzi, siamo qui a Trani ad assistere alla processione di San Maio 2019. Ecco il nuovo palio, si vede quello dell'Assunta, si merita una sua prima inquadratura. Che belle piume, sembra l'Assunta, vero? Un'Assunta.